Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Sapete che cosa mi sta un sacco sulle palle ultimamente? Tante cose, ma in particolare i video di curiosità su Dragon Ball. Cristo santo, ce ne sono un'infinità, ognuno si sente in diritto di farli e gira che ti rigira dicono tutti sempre le stesse cose, quando va bene. Beh, è arrivato il momento di dire basta. In questo video io e i miei colleghi del tubo vi faremo conoscere delle grandissime verità su Dragon Ball che, mi ci gioco la mia scorta di Red Bull, non sapevate. Sigla. Lo sapevate che in Toei Animation, quando è stato il momento di creare il design per il Super Saiyan di quarto livello che appare in Dragon Ball GT, hanno preso spunto dall'idea di un Goku trasandato, che non si taglia i capelli, non si depila e non dorme da giorni. Forse non tutti sanno che Toriyama è un grande appassionato di uncinetto e un giorno, mentre stava facendo delle babbucce per il suo gatto, si è infilzato il pollice della mano sinistra e ha imprecato così tanto che ha avuto l'idea della trasformazione in Super Saiyan. Sapevate che nell'episodio 110 di Dragon Ball Super, nel momento in cui Jiren combatte contro Goku e cerca di scaraventarlo fuori dal ring, per un singolo rapidissimo frame all'interno della puntata appare neanche una sagoma, ma proprio il volto di un personaggio non appartenente a Dragon Ball. Si tratta di un anime che spesso ha parodizzato Dragon Ball e probabilmente in onore di questa cosa Toei Animation ha deciso di inserire Gintoki di Gintama all'interno di questo frame, che appare proprio qui con il suo sorrisetto. Immagino proprio che non ve ne siate accorti. Forse non vi siete mai interrogati sul perché il nome Saiyan di Son Goku è Kakarot. Questa è probabilmente la curiosità più interessante di tutto Dragon Ball. Il vero nome di Son Goku è Kakarot perché in originale doveva somigliare graficamente a una carota. Ebbene sì, quando Goku avrebbe dovuto trasformarsi in Super Saiyan, il colore dei capelli non sarebbe dovuto essere né nero, né bianco, né biondo, bensì verde. Pensateci bene, la tuta è completamente arancione, come il colore delle carote, e i capelli verdi, come il vero originale Super Saiyan leggendario, avrebbero dovuto ricordare il ciuffetto verde delle carote. Tuta arancione, capelli verdi, una carota. Kakarot. Questo era il senso del vero nome Saiyan di Son Goku. In Giappone Saiyan non è altro che una marca di tinte per capelli ed è per questo che quando un Saiyan si trasforma, il colore dei suoi capelli cambia. Più è forte la trasformazione e più è costosa la tinta. Quindi sì, se volete essere un Super Saiyan blu, dovete sganciare. Dragon Ball Super è ormai agli sgoccioli, eppure nonostante questo i fan già chiedono a gran voce una nuova serie sequel di Dragon Ball, ma forse non tutti sanno che in realtà esiste già una serie sequel di Dragon Ball Super, e cioè Wakfu, serie animata francese dell'Ankama, la cui storia si svolge nel mondo di Dragon Ball diversi secoli dopo il finale di Super. Non mi credete? Eppure le prove sono tutte quante là, come per esempio vedere Chris Kras che utilizza la Kamehameha, Tristevan che si trasforma in Super Saiyan, la razza degli Yop che infatti altro non sono che i discendenti della razza Saiyan, oppure i Dofus, le magiche uova di drago del mondo di Wakfu, altro non sono che proprio le sfere del drago stesse, che adesso invece di far uscire fuori un solo drago, fanno uscire fuori ben 6. Perché sono 6 e non 7? Beh, perché una si è rotta. Succede. Sapete una particolarità sui namecciani? Non perché sono verdi così di natura, ma perché c'è passata Reagan dell'esorcista che gli ha svomitato il vomito verde. Akira Toriyama nella creazione del character design del Super Saiyan di quarto livello si è ispirato al design del suo assistente Ken Watanabe. Omuncolo villoso che per 4 anni, 6 mesi, 17 giorni, 42 ore ovviamente non ha mangiato, dormito e si è lavato, perché ovviamente la dura vita del mangaka richiede anche questi sacrifici. Il personaggio di Cell è ispirato ad un insetto, il Cellobacter Cellobotrium, che grazie al suo pungiglione riesce a prendere linfa vitale dalle sue prede. Una volta arrivata al numero di 147 prede, questo insetto si trasforma in una farfalla. Quindi in realtà il vero destino di Cell è quello di essere trasformato in una farfalla. Questa curiosità riguarda il pianeta Namek, nello specifico l'anziano saggio di Namek. Perché quell'essere è così tanto obeso se i namecciani bevono soltanto acqua? Ho fatto delle ricerche a riguardo e mi sono ricollegato a Zeno Sama, il dio di tutti gli universi. La prima cosa che balza all'occhio guardando questo bambino è il diametro della sua testa, che dopo attente misurazioni che io stesso ho effettuato in prima persona
misura all'incirca 45 cm. Per i più ignoranti di voi queste cifre potrebbero non voler dire nulla. Misurando la circonferenza della pancia dell'anziano saggio di Namek, indovinate quanto questa è grossa? Esatto, 45 cm. Tramite alcune ricerche approfondite che ho effettuato grazie ad alcuni siti giapponesi di cui purtroppo non vi posso parlare, ho scoperto che nell'anno 30 dell'universo di Dragon Ball, milioni di anni prima che accadessero tutti gli avvenimenti di Dragon Ball e Dragon Ball Z, il Dai Shinkan in persona e l'anziano saggio di Namek, ai tempi ancora un bell'uomo aitante, devo dire anche abbastanza seducente, hanno avuto una relazione. Ovviamente si trattava di una relazione clandestina, perché essendo il Dai Shinkan un angelo non poteva avere un rapporto sessuale con un namecciano. Per questo i due hanno fatto finta di non conoscersi, però dal loro rapporto è nato per l'appunto Zeno-sama. Per i più scettici fra di voi ho fatto ulteriori ricerche, e se andiamo a vedere il vestito di Zeno-sama possiamo notare questo particolare simbolo, che non vi dirà nulla a prima vista. Se però noi ruotiamo di 180 gradi il simbolo e lo andiamo a ricercare sul dizionario namecciano ufficiale, a pagina 362, esso viene tradotto con le seguenti parole: bella raga, sono un namecciano vero, XD. Direi che questo non lascia più spazio ad alcun dubbio. Zeno è il figlio dell'anziano Sam. Dovete sapere che in realtà i fagioli di Bazar all'inizio nella mente di Toriyama dovevano essere delle caramelle. Peccato che i bambini giapponesi, dopo aver fatto rissa nei parchetti, si imbottissero di zuccheri e per questo dovessero recarsi molto spesso dal dentista. Così il comitato delle mammine pancine giapponesi si rivoltò e chiese a gran voce a Toriyama di modificare le caramelle di Bazar in fagioli, così che l'unico esito potesse essere un branco di bambini che facevano un sacco di scoreggi. Ehi, non è passato di tempo, eh? Sono qui per dirvi una piccola verità. Lo sapevate che Akira Toriyama ha fatto Majin Buu grasso in quella maniera solamente perché voleva prendere per il culo gli obesi e i portatori di handicap? Beccatevi che testa di cazzo, Gohan nel 1995 è stato arrestato, addirittura è stato ricercato dall'FBI per aver rubato in un supermercato una busta di piselli surgelati. La sua scusa è stata: non potevo fare la pasta e piselli senza piselli, mi mancavano e non c'avevo soldi, quindi li ho rubati. Sapevate che per far identificare meglio i giapponesi con il protagonista di Dragon Ball, ovvero Goku, la forma del Super Saiyan inizialmente avrebbe dovuto richiamare la forma di Doraemon. Avrebbe dovuto persino avere i capelli a forma di cappellino con tanto di elica. Purtroppo Toriyama, il suo editor e compagnia bella non sono riusciti ad avere i diritti di Doraemon e quindi alla fine non se n'è fatto nulla e il Super Saiyan ha poi avuto l'aspetto che tuttora ha oggi. In un'intervista del 2005 Toriyama in persona ha affermato che la nuvola Speedy è composta per il 96% di peti di drago. Forse non tutti sanno che in Giappone molti anni fa, contestualmente con la prima apparizione di Trunks dal futuro nel manga, Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball, in un character book uscito solamente per il mercato giapponese, dichiarò che una delle sue più grandi passioni erano il Galateo e il Bon Ton, e proprio per questo voleva inserirle all'interno della sua opera. In quel character book ormai introvabile e dimenticato, Toriyama diceva anche di essere un grande fan della versione giapponese di Cortesie per gli ospiti. Spiegò quindi che il personaggio rappresentativo di questa sua passione fu proprio Trunks. Trunks del futuro, infatti, nel passato da cui proviene, è un grande appassionato di Bon Ton e Mise en Place soprattutto. Cos'è la Mise en Place? È quell'arte del saper arredare e preparare una tavola. Proprio per questo, nello scegliere un'arma da padroneggiare per sopravvivere nel suo burrascoso passato e per affrontare il viaggio per il futuro, sceglie una spada. Non casuale, perché richiama uno degli elementi più importanti della sua passione, della sua arte, ovvero la mise en place, come dicevamo prima, cioè il coltello. Sapevate che in Dragon Ball Vegeta, prima di ogni lotta, balla la canzone a Sereye? Si dice che lo faccia sentire sicuro di sé e pronto alla lotta. Akira Toriyama, in una recentissima intervista, ha finalmente svelato il segreto della stanza, dello spirito e del tempo. Lui, molto tempo fa, andò in visita in una fumeria, Doppio, in Cina. Lì trovò
una cosa molto strana. Erano presenti tantissimi orologi. Quando chiese al proprietario il perché di questa scelta, lui rispose che i turisti passavano tanto tempo lì e non si rendevano conto dello scorrere del tempo. Lo sapevate che Yamcha era un metallaro duro e puro, con i capelli lunghi, la motocicletta? Solo che dopo aver avuto il 2 di picche da Bulma, si è tagliato i capelli, ha incominciato ad ascoltare Canova, tutto per cercare di raccimolare più Topa. Che brutta fine. Ciao gente, tutti voi conoscete il capitolo crossover tra Dragon Ball e Dr. Slump, le due serie dell'autore in cui i due protagonisti, Goku ed Arale, si incontrano. Quasi nessuno conosce invece il capitolo che fonde la saga di Toriyama a quella di un altro mangaka, ovvero la sensei Rumiko Takahashi. Il capitolo al quale mi riferisco non è difatti mai arrivato in Europa e ci racconta di come Yajiro Bei, durante un suo viaggio in Cina, sia caduto nella sorgente termale nella quale in passato era affogato il leggendario Super Saiyan venuto prima di Goku. Questo portava Yajiro Bei a trasformarsi in Super Saiyan ogni qualvolta si bagnasse con l'acqua fredda. Ma non era assolutamente in grado di controllare un potere così smisurato da renderlo il personaggio più forte dell'intera serie. Per questo il vecchio Apozai gli ha fatto dono di un paio di sandali magici che sigillano il suo potere e la sua maledizione. Ebbene sì, Yajiro Bei è il personaggio più forte del mondo di Dragon Ball. Ma nessuno lo sa, perché nessuno lo ha mai visto senza sandali. In un'intervista risalente allo scorso anno, Toyotaro ha finalmente confessato di copiare i disegni per il manga di Dragon Ball Super da Akira Toriyama. E non soltanto quello, ha ammesso spesso e volentieri di ricalcarli e, come se non bastasse, di recarsi spesso in negozi di giocattoli per comprare adesivi e stickers di Dragon Ball Z da appiccicare direttamente sulle tavole del suo manga, sempre quando non usa i trasferelli, eh? Questo video di curiosità assolutamente vere e comprovate di Dragon Ball può finire qui. Vi ringrazio per averlo guardato, ma ringrazio soprattutto tutti i creatori di contenuti che si sono messi a fare questa cavolata assieme a me. Ovviamente in descrizione trovate i link a tutti i loro canali in ordine di apparizione, andateli a visitare perché vi assicuro che sono dei ragazzi e delle ragazze che meritano tantissimo. E vi ricordo che ogni martedì e ogni giovedì alle 21 qua sul canale ci sono le live serali. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi, arrivederci a tutti e al prossimo video. Oh, salve gente, sono me della volpe. No. Non è vero, non sono me della volpe. Them a move and steady, make a break slow down. Acting like a bird when them just a run down. Empty barrel always make the most sound. If you know my view, you is just a down down. Putting on a show for a crowd. You know I'm proud with your head in a the cloud.